Ciao raga, oggi ho una missione, trovare qualcuno che sappia risolvere il cubo di Rubik. Però non è che andrò dalla gente e dirò: ehi ciao, sai risolvere il cubo? Finché non ne trovo uno. Farò una cosa di cui potrei pentirmi. Prenderò la macchina e inizierò a guidare verso una direzione nord, sud, est, ovest. E ogni volta che per strada incontro l'uscita per una città ci andrò, sceglierò una e una sola persona, andrò da questa persona e gli chiederò: sai risolvere il cubo di Rubik? E se mi dirà di no, tornerò in macchina, continuerò a guidare nella direzione iniziale fino alla città dopo. Andrò da uno, gli chiederò sai risolvere, se mi dirà no alla città dopo, di no alla città dopo, alla città dopo, e il video finirà solo quando troverò una persona che mi dirà di sì e ovviamente mi dimostrerà di saperlo risolvere davvero. Ora sceglierò la direzione con il dato delle direzioni che ho stampato io stesso. Vediamo il destino. Ovest. Andiamo. Magari la apro la macchina prima, eh? Tac. Via. Ah, una cosa che non vi ho detto è che per premiare la persona che mi salverà e mi farà finire il video e che quindi sa risolvere il cubo, vi regalerò una mystery box di Playbrain Cubes sigillata, l'ho presa a casa, non so cosa ci sia dentro. E basta, si va! Allora, l'idea potrebbe essere quella di andare prima un po' a sud e poi ovest e quindi praticamente farmi tutta l'Emilia Romagna. Quindi iniziare da Bologna, poi andare verso Modena, Reggio Emilia, poi Parma, eventualmente Piacenza, insomma andare in quella direzione lì, sperando di non arrivare proprio, non so neanche dove si arrivi a un certo punto, però ora destinazione Bologna. Entriamo in autostrada e il destino ci guiderà. Bigliettino, oddio sono lontanissimo, già arrivo, ok. Bigliettino tattico, qua strategia raga, appendetelo sempre qui, così non lo perdete mai. Durante questi viaggi per raggiungere la meta vi racconterò un po' di curiosità su di me, sul cubo. Beh, io ho imparato a risolvere il cubo alle medie e mi ricordo che al tempo online non c'erano praticamente tutorial. L'ho imparato da una guida scritta di un certo Gaetano Zumbo, che se mai sta guardando questo video ti ringrazio brother, perché in parte hai contribuito a cambiare molto la mia vita. E pensate, ironia della sorte, anni dopo ho deciso io di fare un tutorial con Jack sul suo canale e ora è il tutorial più visto in Italia con 10 milioni di visual. Pensa a volte il caso. Ci siamo, Bologna. Ok, siamo in piazza. Adesso è da capire chi sarà la prima preda a cui chiederò. Cercherò di basarmi un po' sulle statistiche del canale per trovare la persona tipo. Però non è facile. Guardiamo un po'. Potrebbero essere quei due ragazzi, la mia prima preda. Come ti chiami? Emanuele. Ti chiedo, sai risolvere il cubo di Rubik? No, ovviamente no. La definitiva è no. Quindi, no. Quindi se ora ti dicessi risolvilo... No, non lo so risolvere. Impossibile. Ovviamente no. Posso fare che lo faccio, ma non lo so risolvere. Allora, a Bologna non è andata bene, ma se avessimo beccato subito il primo che sapeva risolvere il cubo di Rubik, sarebbe stato incredibile e sarebbe durato troppo poco il video. Quindi adesso si continua e se non sbaglio la prossima città che incontreremo dovrebbe essere Modena, quindi avrò una mezz'oretta di macchina più o meno. Intanto io continuo a raccontarvi degli aneddoti, il mio passato da cuber. Per anni, dopo che ho imparato a risolvere il cubo, in realtà lo usavo davvero come passatempo, non mi sono mai impegnato ai tempi a scendere con i secondi. Qualche anno dopo infatti ho incontrato, ho conosciuto la magia, quindi ho iniziato a fare giochi di magia, mi piaceva tantissimo, mi piace tuttora. Un annetto dopo che ho iniziato a fare magia, quindi avevo 18 anni, ho visto un mago americano che usava il cubo di Rubik e ho detto cavolo, ma anch'io so usare il cubo di Rubik, ma come si fa a unirlo alla magia? Io ho acquistato il suo DVD, forse tipo l'unico in Italia al tempo che ha acquistato quel DVD lì, e ho imparato i primi giochi di magia col cubo. Avevo già un canale YouTube dove pubblicavo dei miei giochi di magia e ho pubblicato un gioco col cubo, e la pubblicazione di quel video lì, o comunque di quei video perché era più di uno, mi ha svoltato tra virgolette. Cioè al tempo mi ricordo che mi contattò Jack, quindi grazie a quel video feci la prima collaborazione con Jack, che al tempo era il più big, anzi lo è ancora, però era il primo big sui social della magia, ecco, mettiamola così. E mi ricordo che quando sono andato a uno dei primi raduni, dove non ero ospite, ovviamente ero un ragazzo appassionato che andava come tantissimi altri, la gente iniziava già a riconoscermi, mi diceva ma tu sei quello del cubo, sei quello del cubo nel sacchetto. E da lì ho detto ma sai che forse sta roba qua può funzionare, e il resto è storia, non è vero. E poi dopo sono successe tante altre cose, magari nel viaggio dopo vi dirò quelle che sono collegate al cubo in particolare. Comunque correva l'anno 2014, ho iniziato in quel periodo a fare video di magia, e questa svolta è arrivata un paio di anni dopo, nel 2016, quasi 17. Quegli anni lì per i veterani erano i tempi d'oro, dove c'era il gruppo io, Jack, Lorenz e Jack. Madonna, bei tempi, bei tempi.
quanto cavolo ci divertivamo. Ci divertiamo ancora, eh. Per ora siamo più inquadrati. Io sono più imprenditore, Jack rimane sempre un grandissimo artista e youtuber. È un lavoro a tempo pieno, ci impegniamo tanto e ci piace farlo di brutto. Ma non perdiamoci, continuiamo, arriviamo a Modena. Fratelli e sorelle, è lei. Modena. Arrivato a Modena e ho capito che la parte più difficile di questo format non è trovare chi sa risolvere un cubo, ma è trovare parcheggio. Sono in centro, cioè una delle piazze più grandi. Il difetto di Modena rispetto a Bologna è che c'è pochissima gente, quindi sarà difficilissimo anche solo individuare una persona a cui chiedere. La prima che mi ispira vado. Potrei andare da loro due. Siamo qua con Thomas e Nicolas. Allora, la domanda è semplice, dipende il mio futuro dalla risposta a questa domanda. Okay. Sai risolvere il cubo di Rubik? E purtroppo no, non so risolvere niente. Il cubo di Rubik, niente. Niente, neanche a Modena. In teoria la prossima città dovrebbe essere Reggio Emilia. È tosta, eh? È tosta fare questo format. Nonostante siamo solo a due città, ci ho messo tipo 4-5 ore per queste due città, perché devi arrivare, parcheggiare, arrivare in centro, trovare la persona, vabbè, quello è il più veloce perché è la prima che becco vado. Comunque registrare il video, tornare indietro, città dopo. No, è un casino, non è per niente facile. E vi racconto del primo prodotto che ho inventato e che ho provato a commercializzare che riguardava il cubo. Si chiamava, anzi si chiama, perché esiste ancora, Hide Cube. Ed era un gioco di magia che vedeva un cubo unito ad un mazzo di carte. Ed era una delle prime magie di questo tipo che si vedevano in giro, se non addirittura la prima. È solo che al tempo non avevo budget per poter produrre un mio prodotto. Anche perché dovete sapere che non vengo da una famiglia abbiente, non ho mai avuto quella fortuna. No, anzi, proprio venivo proprio da una situazione molto sfigata e quindi non avevo budget di alcun tipo. Ho fatto una raccolta fondi su Eppela, una sorta di Kickstarter italiano. Avevo chiesto 5.000 euro, quindi una roba folle, al tempo era davvero folle, però erano quelli i soldi che mi serviva per poter produrre in serie, fare una roba che avesse senso, fare qualche centinaio di copie. Mi ricordo che inizialmente stava andando malissimo. 40 giorni, io ero al primo o secondo anno di università, ho spinto come non mai, facevo quasi live ogni giorno, post, roba, ho spinto. E pensate che per arrivare a 5.000 è stato difficilissimo. E appena sono arrivato a 5.000, boom, quasi siamo arrivati a 10.000, cioè siamo arrivati tipo a 9.000 e qualcosa, quindi raddoppiata. Se ci ho messo 35 giorni a arrivare a 5.000, 5 giorni per raddoppiarla, perché tutte le persone erano diffidenti, quindi hanno aspettato che la raccolta fondi andasse a buon fine. E quindi è andata. E io associo Hide Cube come alla prima volta che ho detto: cavolo, forse questo può diventare il mio lavoro. Questo mi è capitato di dirlo pochissime volte, forse non l'ho mai detto, ma lì è stato il momento in cui nella mia testa ho detto: sì, si può fare. Eccoci, Reggio Emilia. Bene raga, siamo arrivati a Reggio Emilia, non a Reggio Calabria. Allora, in classifica Bologna la peggiore per parcheggiare, poi ci metterei qua seconda Reggio, terza Modena, no scusa, sì, terza Modena. Cazzo, devo anche pagarlo il parcheggio, aspettate, madonna. Ok, ci sono due piazzette collegate in realtà. Qua è la piazza dove c'è il Duomo, di là ce n'è un'altra, è un po' più grande, quindi mi sa che andrò a vedere l'altra. C'è più probabilità che ci siano persone. Potrebbero essere perfetti, proviamo. Ciao ragazzi, intanto come vi chiamate? Davide e? Lucia. E Lucia. Ora vi farò una domanda e dalla risposta a questa domanda dipende il continuo o meno di questo video. Sapete risolvere il cubo di Rubik? No. Tu? Niente da fare, è impossibile. Mi sono preso anche la libertà di chiedere a due persone addirittura. Poi, ovviamente, siccome sono onesto, avrei tenuto solo il primo no. Niente, si continua. Porca vacca. Ma ce la faremo, me lo sento. Ora scopriremo se per quei due minuti che non ho pagato il parcheggio c'è la multa. No, non c'è, meno male. Salvi, nessun foglio, si continua. Paninotto al volo in autostrada, 10 minuti e si riparte. Eccoci qua, ancora in viaggio, non si molla niente. E in teoria la prossima città che incroceremo dovrebbe essere Parma. E riguardo a Parma ho un aneddoto interessante da raccontarvi. Un aneddoto che non era mai stato raccontato, anche perché era meglio non raccontarlo. Ma ora sono passati anni, quindi chi se ne frega, ve lo dico. Parliamo di tanti anni fa, quindi vi sto dicendo cose sempre vecchie. Ero agli inizi della mia carriera, possiamo dire così. E a Parma era stato organizzato un raduno dove ospite c'era Jack. Io e Jack eravamo già amici al tempo, quindi ho deciso di andare. C'erano poi altri maghi con cui facevo video e tutto, quindi insomma un contesto molto figo. Arrivo là e l'organizzatore dell'evento mi conosceva e quindi mi fa: Hide, ciao, bla bla, se vuoi prendere dei prodotti in negozio prendili pure, te li regalo io, poi magari ci fai un video o qualcosa. Io
stragasato, contentissimo, non avevo un euro, pensare anche solo di ricevere un gioco in regalo, figata, ero al settimo cielo. Quindi sono stato relativamente umile, gli ho fatto vedere due o tre mazzi che mi piacevano, che al tempo collezionavo mazzi, e gli faccio: va bene questi, se vuoi anche solo uno non è un problema. E lui mi fa: no, non ti preoccupare, perfetti questi tre, bellissimi. Bellissimo. Il raduno continua, io volevo aspettare la fine del raduno perché poi mi beccavo con Jack, quindi arriva la fine, Jack mi dice: Aide, vado un attimo dall'organizzatore, devo un attimo parlarci. Di base l'organizzatore doveva dargli il cachet perché Jack era un ospite pagato, giustamente, e vedo che entra dentro il negozio, ci mette un po' però ad uscire, dico boh, un po' più del normale, no? E sento anche che c'è una piccola discussione, non so cosa dire, aspetto, esce Jack e gli faccio: bro, ma tutto bene, cosa è successo? E praticamente scopro che l'organizzatore aveva tolto dal cachet di Jack il costo dei mazzi che aveva regalato a me. Assurdo, cioè non aveva senso, non aveva un senso logico sta roba. Io mi sono sentito ovviamente uno schifo e ho detto a Jack: senti, ma ovviamente te li do io i soldi. Poi Jack al tempo è stato un signore, non ha voluto niente, però proprio così. Poi noi eravamo piccoli, raga, quindi non avevamo il carattere ancora forte per poter contestare questo qua, no? E quindi l'abbiamo mandata giù e in pratica ci ha fottuti di brutto e basta. Brutta storia, bruttissima storia. Poi come minimo ora il diretto interessato guarda il video e mi querela. Ma vabbè, quindi brutto ricordo, ma ora andiamo a creare un nuovo ricordo più bello di Parma. Eccoci a Parma. Adesso devo raggiungere il centro, quindi una decina di minuti a piedi e ci sono. Sono fiducioso sto giro. Ok, ho raggiunto la piazza Garibaldi, penso si chiami. E sono andato anche in quella Duomo, che però è più piccolina. Quindi secondo me qua, troviamo qualcuno qua. Adesso mi giro e guardo il primo o la prima che mi ispirano, vediamo. Potrei chiedere a loro due, vediamo. Ok, siamo qua con due ragazze, come vi chiamate? What's your name? Patrizia e? Caterina. E Caterina. La domanda che vi farò è semplice ed è fondamentale per continuare il video o meno. Sapete risolvere il cubo di Rubik? No. Ok? No. Io sto facendo questo video, se la risposta alla prima domanda è sì, io chiudo il video. Se è no, continuo a cercare persone finché non trovo un sì, capito? Quindi voi mi state facendo continuare il video. Niente da fare, neanche a Parma è andata bene, si passa alla città dopo. Poi dopo le ragazze hanno chiesto a me di risolvere il cubo, ma purtroppo non posso essere un partecipante di questo format, ma va bene comunque. Vi dico la verità, sta diventando impegnativo. È più difficile del previsto perché di base ci vuole molto, ma molto più tempo di quanto avessi preventivato. Si torna in viaggio, non ricordavo più che città ci fosse dopo, quindi ho preso la cartina e in teoria ho la prima città che fa provincia dopo è Piacenza, e non penso di esserci mai andato in vita mia a Piacenza, quindi questa sarà la prima volta. Non dirò che mi sento che troverò qualcuno perché ho capito che non porta bene, quindi dirò che secondo me anche sto giro non troveremo nessuno e dovremo passare alla città dopo. Aneddoto del passato di questo viaggio, no, anzi non ve lo faccio del passato, ora ve lo faccio del futuro. Vi dico una cosa che finalmente posso dirvi, ovvero che tra fine ottobre e inizio novembre uscirà in commercio nei negozi di giocattoli targato giochi preziosi un mio rompicapo, un rompicapo di mia invenzione, si chiama Color Clock, una mia vecchia invenzione che ha comprato la Giochi Preziosi, che ha deciso di commercializzare. Hanno fatto una roba tipo 10.000 copie già distribuite per partire, sperando che sia solo per partire, e ve lo sto dicendo con leggerezza, ma per me è un traguardo assurdo. Cioè, quando ho scoperto il tutto, quando ho visto che davvero si stava concretizzando, ero molto 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 contento. Sono molto molto contento. Quindi niente raga, lo troverete nei negozi di giochi, non so ancora neanch'io in che negozi sarà, quindi sicuro farò un video dove giro i negozi in cerca del mio stesso rompicapo. Tra l'altro il primo rompicapo nella storia che la Giochi Preziosi produce, Light Bambino sarebbe molto orgoglioso di me, quindi questa è la cosa che mi rende più soddisfatto. Piacenza, ci siamo, è lei. Bene, la cosa più difficile l'abbiamo fatta, ovvero parcheggiare. Ora andiamo in centro e speriamo di trovare il nostro eroe. Anzi, no, non devo dirlo. Niente, mi preparo già per il prossimo viaggio. Eccoci qua, siamo in Piazza dei Cavalli. Infatti ho un cavallo dietro di me e c'è anche un cavallo di là. Quindi sì, sono plurali, quindi possiamo dire cavalli. Il problema è che non c'è nessuno. Mi sa che ho beccato un giorno bello, bello sfortunato. Non so perché, forse perché giovedì pomeriggio i negozi sono chiusi. Forse per questo. Là ci sono dei ragazzi che aspettano l'autobus, andrò a chiedere a quel gruppo. Bene, ho beccato un gruppo di ragazzi, vi chiedo i vostri nomi. Paolo, Anna, Francesca, Francesco, Samuele. Vi farò una domanda, anzi farò a te la domanda, perché quando mi avete visto tu sei quello che è rimasto più attirato dal cubo di Rubik, quindi io credo in te. Ora ti farò una domanda che potrebbe salvarmi la vita e farmi finire questo video. Ti chiedo, ho paura della risposta, sai risolvere il cubo di Rubik? Sì. Non è vero. Giuro.
Sarison non è vero. Vieni. Devi dimostrarlo. Ok. Che metodo usi? Astrati. Astrati. Già che hai detto il nome giusto del metodo, è buono. Ok. Quindi croce bianca. Sì, sì. Vedo che sai quello che fai. Ok. Faccia bianca fatta. Ora stai facendo il secondo strato praticamente. Ok. Voi lo sapevate? No. No? Non lo sapevate. Quindi è una sorpresa anche per voi. Lo vedo bello, bello carico. Quando hai imparato a farlo? Un sacco di tempo fa. Tempo fa. Posso chiederti come hai imparato? Un video su YouTube. Era il mio video per caso? No, era di cosa? Jack? Di Jack. Sì. Allora ero io. Ero io giovane, ma ero nel video di Jack. Ero io il ragazzo che lo insegnava. Quindi va bene, puoi continuare. Oh. Ce l'hai? Bravo, cazzo! Bravissimo! E guarda, per te ho un regalo. Non te l'ho detto prima per non condizionarti. Il regalo è questo qua. Allora, è una mystery... Cos'è, giusto? È una mystery box, vedi? Dentro ci sono 5 cubi che sono il regalo per te, di cui, beh, qua c'è scritto uno fuori catalogo perché ho un sito dove vendo cubi e quello non c'è nel sito. Ti dico, non so neanche io cosa ci sia dentro perché le faccio casuali. Ok, un po' di cubi, poi ci sono sti robi. Vediamo cosa hai trovato. Allora, questo è un cubo a forma di mela. Questo è un cubo a forma di palla da basket. Questo è una piramide, non so se conosci il Pyraminx, sì. Però questa è metallizzata, super figa. Questo è un cubo difficilissimo, questo ti sfido a farlo perché è tosto. E questo è metallizzato, un mirror cube si chiama. Tutti tuoi bro, grande. Raga, sto per piangere, ce l'abbiamo fatta, sono un uomo libero. E niente, quanto ci ho messo? 5 città, un numero di ore insensato. Mi è piaciuto molto però fare questo format. Se vi piace, ve lo sto a dire, neanche. Fate tutte le interazioni, mi piace, commenti, condivisioni, tutto. Perché vorrei provare ad andare anche da un'altra direzione dell'Italia. Anzi, nei commenti potreste indicarmi la direzione in cui andare nel prossimo video. Così la più votata ci vado. Detto questo, ce l'abbiamo fatta. Il mondo dei cubi sta diventando sempre più grande. Ora vado a casa, mi sa che dormo. Introdurre il biglietto.